Piazza Libertà di Avellino in compagnia di Marco Perotti di Prolocando per la manifestazione Fate Presto. Uno slogan che ha accompagnato il messaggio del presidente Pertini all'indomani del terremoto dell'80. Non sta vivendo le stesse situazioni di emergenza, di disastro, ma sotto il profilo dell'economia e di quello che potrebbero essere anche i riflessi rispetto al prossimo DPCM annunciato da Conte per l'economia in generale, in Irpinia ma non solo, si presentano sicuramente giorni durissimi. Sì, il nostro fate presto è perché non vogliamo aspettare che qualcuno decida per noi. Il discorso di pensare a tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo la pandemia, perché non possiamo nascondere che c'è un disagio generale sulla pandemia e su altro, ci porta a manifestare. Come sempre l'Irpinia, Avellino in primis e tutto il resto, si distingue per quella che è la manifestazione pacifica, quella che è la manifestazione organizzata e soprattutto la manifestazione delle persone che in questo momento hanno bisogno di far sentire la propria voce. Ci sono pochi momenti, scusami, in cui possiamo parlare e questo forse è uno dei momenti principali in cui dobbiamo parlare e dobbiamo gridare al mondo o all'Italia, come vogliamo, il nostro disagio. Cosa chiedete in particolare? Cosa pensate rispetto alle ultime misure restrittive che di fatto hanno messo in ginocchio già le attività commerciali duramente colpite dal lockdown di inizio anno? In questo momento non possiamo chiedere soldi, ma non perché non ce ne siano, perché purtroppo l'Italia funziona così, funziona a sprazzi. Noi abbiamo bisogno di certezze, decidiamo cosa fare, facciamola una volta per sempre, ma non pensiamo di cambiare le idee ogni due o tre. L'idea è quella di avere una dichiarazione unica che sia uguale per tutti, perché purtroppo se dobbiamo ragionare sulla popolazione, ci sono popolazioni che vengono molto, ma molto contagiate da questa situazione. Se dobbiamo ragionare che in Irpinia c'è un numero di 130 e nella provincia di Napoli ce ne sono 2000, non equivale a quello che è il nostro pensiero. Dobbiamo subire delle decisioni che siano sì regionali, va bene, ma facciamole nazionali, perché purtroppo in questo momento molta gente non capisce come si deve muovere. L'ultimo DPCM che abbiamo avuto e ha portato anche delle conseguenze a livello regionale portava delle restrizioni che molti esercenti purtroppo già la domenica per lunedì non l'hanno capite, ma non perché non le volevano capire, perché fossero ignoranti, semplicemente perché erano state spiegate male. Decidiamo di fare una cosa e univoca per tutti e probabilmente in questo momento, visto che siamo una nazione, ragioniamo a livello nazionale e non ragioniamo come ogni regione autonoma a sé, perché purtroppo è così. Se io devo ragionare che un ristoratore in provincia di Avellino chiude alle 18 per poi fare asporto, non va bene, considerando che in Trentino abbiamo la cena alle 22 e poi l'asporto dopo. Decidiamo che se siamo una nazione facciamo le cose in una via dritta che possa essere un univoco per tutti quanti e ci adegueremo tutti quanti. Ad Avellino noi purtroppo, per fortuna, siamo persone ligi alle regole e questo non può penalizzare una categoria che ha sempre rispettato, e parlo a livello generale, non parlo solo di bar e ristoranti, ha sempre rispettato le regole, ma non possiamo subire quello che non hanno fatto altre persone. Se dobbiamo ragionare così, allora non va bene, o lasciamo tutto aperto o lasciamo tutto chiuso. Questo è quello che chiediamo noi. Dobbiamo chiudere? Chiudiamo tutti. E non è un discorso di ristare, è un discorso di ragionare a livello univoco. Se dobbiamo invece chiudere solo per tot persone, perché la movida o altro, non funziona così. Perché, capiamoci, se dobbiamo chiudere i bar alle 18, molta gente alle 17.30 sta davanti al bar che beve qualcosa. Se invece decidiamo di far lavorare tutti nel rispetto delle regole, molto probabilmente tutti quanti ci rendiamo conto che non ci dobbiamo ammassare. E noi siamo i primi, soprattutto le persone che hanno anziani, hanno persone che comunque potrebbero subire il virus, sono i primi che sono accorti a questa malattia. Non facciamo finta che non esiste il virus purtroppo c'è, in forma grave o in forma lieve, ma il virus c'è, però dobbiamo ragionare in maniera univoca per tutti quanti, perché se ragioniamo così forse possiamo uscire fuori dall'emergenza. Se invece ragioniamo che la colpa è di Tizio, Caio e Sempronio, non si va da nessuna parte. Questo è quello che penso io. È chiaro e esplicito il tuo messaggio, che oggi è stato raccolto da centinaia di commercianti, piccoli imprenditori, baristi, ristoratori, ma anche tante attività commerciali che a vario titolo sono state colpite da queste nuove disposizioni. Si teme anche il peggio rispetto alle ultime notizie, anche all'annuncio di questo DPCM del governo che potrebbe
portare addirittura un lockdown allargato. Come dicevi tu, non bastano le mezze misure, bisogna estendere le prevenzioni, anche le decisioni su larga scala, perché in questa fase sono state colpite determinate categorie e di fatto l'economia in questo momento ancora di più sta avendo delle ripercussioni negative. Rispetto alla manifestazione di questa sera, spieghiamo a chi ci segue in diretta come si svilupperà, perché ci saranno interventi a vario titolo, a titolo personale, da parte degli commercianti, imprenditori interessati, e poi ci sarà credo qualcosa di particolare nel finale. Sì, la manifestazione è aperta a tutti, nel senso che non abbiamo pensato solo al commerciante. Io sono uno di quelle persone che non lavora da un sacco di tempo, perché essendo titolare di un'agenzia di viaggi purtroppo direttamente o indirettamente non lavora, ma il senso è quello dell'unione, dell'aggregazione, l'unione di tante persone, che siano esse attività commerciali ma anche persone che vogliono vedere il futuro in questa attività, capire che comunque c'è qualcosa da fare. In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è quella di proporre le nostre idee, perché noi non contestiamo quello che fa il governo, noi facciamo proposte, le abbiamo scritte e sono state confermate alla piazza attraverso un documento di 3 pagine, quindi non stiamo parlando di qualcosa di niente. E quello che vogliamo noi è capire se qualcuno ci ascolta, se qualcuno capisce che c'è necessità di guardare non solo a quello che c'è adesso, ma anche a quello che c'è domani mattina, perché noi lavoriamo al futuro. Io sono un giovane, quasi sulla quarantina, che in questo momento ha lavorato da 20 anni in tanti settori e capisce che c'è necessità per gli altri di dare degli sbocchi lavorativi. In questo momento non c'è uno sbocco lavorativo per nessuno, perché purtroppo l'azienda non acquista, non prende dipendenti, nessuno di noi si permette di investire in altro, però allo stesso momento vogliamo che qualcuno ci ascolti e che incominci a ragionare su quella che deve essere la ripartenza, perché purtroppo in questo momento l'unico ragionamento che possiamo fare è la ripartenza. Se vogliamo pensare a quello che sarà domani mattina, no, vogliamo pensare tra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, e quello stiamo provando a fare adesso, risposte concrete a quella che è una situazione strana, purtroppo, perché ci rendiamo conto che nessuno si aspettava una pandemia del genere, ma almeno ascoltateci e cercate di trovare delle soluzioni utili per tutti, non solo per chi già lavora, ma per chi è in cerca di lavoro. Questo è quello che vogliamo noi. Un'ultima domanda, proprio a proposito delle soluzioni, mi ricollego alla tua ultima dichiarazione. Basteranno gli indennizzi, gli aiuti che sono stati promessi dal governo, che forse rappresentano una miseria rispetto alle difficoltà economiche in cui vi siete venuti a trovare da alcuni mesi a questa parte? Dobbiamo ragionare che purtroppo il popolo deve trovare un'alternativa per fare qualcosa. Gli indennizzi possono essere una parte di quello che ci spetta, ma ricordiamoci sempre che da un lato c'è il rischio di impresa, quindi per rischio di impresa significa che comunque noi dobbiamo ragionare che ci sono dei periodi neri nell'attività di ognuno di noi. Allo stesso momento dobbiamo ragionare che il rischio di impresa non è solo nostro, in questo momento dove le cose ci vengono catapultate dall'alto, anche il governo dovrebbe ragionare su quello che dovrebbe essere la propensione futura. Noi vogliamo ragionare su quello che sarà il futuro, soprattutto per tanti mondi sommersi, perché non parliamo solo di chi già ha un'attività, ma anche di chi cerca l'attività, è quello che vogliamo noi. Vogliamo che vengano ascoltate tutte le voci, non ci interessa il reddito di cittadinanza, non ci interessa che vengano dati dei soldi a parziale ristoro di una perdita che inevitabilmente è comunque grande. Vogliamo che venga fatta una lavorazione a livello regionale e nazionale che possa portare a un risultato per tutti. Purtroppo noi, che siamo la regione più colpita dal punto di vista del lavoro nero e anche allo stesso momento del lavoro sommerso oltre a quello nero, cerchiamo di avere qualche cosa che ci possa stimolare a proporci, perché molti di noi vanno fuori per lavorare, ma noi vogliamo che siano qui in Italia, in Campania soprattutto, a lavorare qui con noi per produrre per il futuro. Quello vogliamo noi. Grazie a Marco Perotti di Prolocando per il suo messaggio. Fate presto è lo slogan e il messaggio che parte da Avellino, da questa manifestazione pacifica.